Signori, benvenuti, un saluto dal vostro Francesco. E dal vostro Gigino. Caro Luigi, oggi ti presento un altro figlio della terra irpina, che è espatriato da un po' di anni, uno dei più famosi anestesisti di Grey's Anatomy, non lo so. Signore e signori, quest'oggi con noi Luca Chirichiello. Buon pomeriggio a tutti, salve. Senti Luca, com'è la situazione in Spagna? Guarda, proprio oggi hanno prolungato di altre 2 settimane le misure restrittive che già erano in atto, credo, da dopo la Befana. Quindi continuiamo con restrizioni di movimento, non possiamo spostarci dal comune di residenza, cioè di appartenenza. Attività grandi chiuse, centri commerciali chiusi, ristoranti aperti solo dall'1 alle 3:30. Non più di 6 a casa, c'è qualcos'altro che dimentico, però insomma continuano le misure di restrizione perché i casi sono in aumento e le notizie dagli ospedali non sono buone. Quindi... Senti, sai che qui abbiamo un'Italia divisa in colori, anche voi siete divisi in colori oppure sono misure generalizzate? No, non sono generalizzate, anche qua c'è differenza tra le varie regioni, comunità autonome, però non hanno usato i colori, hanno usato numeri, in fase 2, fase 3. Noi credo che siamo tra le peggiori al momento, soprattutto le notizie più critiche vengono ovviamente dalle terapie intensive degli ospedali. Sono appena tornato da uno di loro e si notava che cominciava a esserci più movimento. Sicuramente le città saranno deserte ormai, tutte le grandi città... le stiamo vedendo come non si erano mai viste, probabilmente. Vedere Barcellona così deserta, che effetto ti fa? È triste, Fran. È molto triste vedere una città che è sempre stata dinamica, piena di gente, di persone da tutto il mondo, improvvisamente svuotarsi, anche passare per i grandi monumenti e vederli vuoti è un po' una cosa che ti dà tristezza. Anche se poi in alcuni momenti cogli questo aspetto di purezza. Io faccio una parentesi, mio cognato che vive a Roma è tra virgolette felice perché arriva al lavoro in 5 minuti, cioè arrivare al lavoro a Roma in 5 minuti è un miracolo sostanzialmente. Ci sono questi effetti, se vogliamo, sì, collaterali positivi, sì. Anche qua forse ci sono meno furti in centro, sicuramente... Insomma, puoi apprezzare le zone belle della città, come la spiaggia, che di solito è presa d'assalto, è semideserta e dà un aspetto molto, molto affascinante, sicuramente. Beh, dice che in molti casi anche la natura si è riappropriata dei propri spazi, con molti animali che non si vedevano da parecchio tempo. Quindi Barcellona al momento è piena di tori. Piena di tori. No, qua sono antitaurini. I catalani sono stati tra i primi a bandire la guarda, all'inizio quando arrivavo ancora non c'era questa legge, ogni domenica si trovavano davanti allo stadio della corrida per fare queste manifestazioni. E, quindi no, tori non ce ne sono, però dalle zone alte scendono cinghiali a volte. Arrivano fino in città. Un po' come stare a casa, un po' come stare ad Avellino. Sì. Hai fatto cenno al Natale, immaginiamo che il tuo Natale sia stato particolare come un po' quello di tutti noi. Noi abbiamo avuto però la fortuna di stare a casa, tu magari ci saresti tornato volentieri, oppure come hai vissuto questo periodo? Cosa ti sei inventato per sentirti un po' più vicino a casa? Un po' di famiglia, diciamo, acquisita. Quello sì, ho cercato di stare con tutte le persone a cui voglio bene qui intorno e che purtroppo neanche potevano muoversi per le stesse ragioni, quindi ho fatto un piccolo ritrovo, insomma, tra 6-7 persone la notte di Capodanno e poco più. Però sì, è stato uno dei momenti sì, più tristi di quelli appunto di chi sta lontano e non può vivere quei momenti di gioia con la famiglia, così come a volte. Raccontaci un po' un capodanno tipo avellinese, per esempio. No, non c'è stato mai uno tipico. E poi ricordo sempre che il capodanno è una delle notti più tristi per me, vi dico la verità. Soprattutto la fascia oraria tra le 5 e le 7 di mattina, è uno dei momenti più tristi e tragici. Quando si va a casa e
sei ancora in giro. Bicchieri sporchi, oppure quei propositi che già sai che non lo so, c'è sempre un'atmosfera un po' malinconica. Ah, quest'anno mi sono slogato una caviglia per raggiungere il cane di uno degli amici che si stava gettando in mezzo alla strada. Passando diversamente, quindi l'hai trovato. Sì, sì, abbastanza inusuale, sì, abbastanza insolito. L'altro dibattito aperto chiaramente è quello dei vaccini. Pfizer ha chiuso un po' i rubinetti, non so se la stessa cosa è capitata anche in Spagna. Qui c'è stata una decurtazione delle fiale molto, molto cospicua. Si attende che arrivino le nuove per poter operare con la seconda fiala. Diciamo, noi qua stavamo andando a vere spiegate all'inizio, no? Invece da voi com'è la situazione vaccini? Tu sei nel... hai già una data per in cui ti allora credo che abbiamo incominciato negli ospedali pubblici la settimana scorsa, se non sbaglio, e negli ospedali privati, uno di quelli dove lavoro io al momento, cominciavano per il dipartimento di anestesia a inizio settimana. Ho sentito anche che anche qui c'è stata un problema di rifornimenti per le seconde dosi, quindi si è rallentata un po' la campagna di vaccinazioni. Hanno già fatto da qualche parte la prima dose, però ancora non parlano della seconda. Io ancora non l'ho fatto, dico la verità, mi hanno contattato dall'ospedale e ho dato ovviamente la mia disponibilità e aspetto che mi chiamino, però insomma non credo che avverrà prima della settimana prossima, sperando sempre appunto che poi ci siano le seconde dosi e che fatto con il richiamo possa dare una copertura abbastanza buona, anche se immagino che se ne parli anche lì, ci sono ancora tanti dubbi sul vaccino, sul tipo di effettività, la possibilità di non essere contagiosi, anche se immuni. Si parla di varie reazioni più o meno, c'è da aspettarsi sulle reazioni avverse, però insomma c'è un po' di scetticismo ancora dilagante, anche tra la classe medica, dico la verità. Però tutti hanno ovviamente la speranza nel vaccino, al momento è la speranza che tutti coltiviamo per ritornare alla normalità. Com'è cambiata la percezione di noi italiani in Spagna? Quando tu dici no, io sono italiano, ti dicono sempre bunga bunga, pizza, o c'è una concezione diversa dopo questa pandemia? No, sono passate diverse fasi, credo. All'inizio eravamo un po' scimmiottati, un po' presi in giro perché eravamo stati i primi poi in Europa quasi, se non ricordo male, ad avere i contagi e aver contratto il virus. Quindi facevano battute tipo, non so, vado in pullman, se voglio sedermi incomincio a parlare con il tuo accento, incomincio a parlare italiano, così mi così si alzano. Oppure c'è un italiano in giro. Poi ovviamente si sono dovuti ricredere, anzi, molti di quelli che scherzavano sono stati i primi a prendersi poi il Covid, penso a un paio di colleghi in ospedale. E poi la seconda fase ci vedevano un po' come modello di azione, come i primi che sono stati capaci di mettere in campo misure restrittive, di fare il lockdown, anche tutte quelle manifestazioni un po' folcloristiche, un po' strane, i balconi. I balconi, l'arcobaleno, il contatto con i bimbi, giravano molto nelle reti sociali, soprattutto queste cose d'Italia. Quindi mantiene comunque, al di là di tutti i luoghi comuni, tu hai detto bunga bunga o quant'altro ci possa essere, so che nel fondo ci apprezzano molto, cioè c'è un atteggiamento comunque di stima, forse figlia di una visione degli anni 70-80, però regge ancora. Quindi tutto sommato manteniamo una certa dignità anche a livello sanitario. Almeno in Spagna. Almeno in Spagna, sì, io ti parlo dei quartieri che frequento, però sì. I quartieri spagnoli. Da sempre. Ad Avellino si sta cercando di individuare un posto dove
far affluire la gente e poterla vaccinare. Il sindaco ha indicato il Campo Coni. Ecco, sentendo il Campo Coni, ti facciamo tornare un po' a casa. Ricordi? Come no? La grimuccia. Campo Coni. Era il posto dove tu... Non proprio il mio quartiere, perché era già un po' più via Tagliamento. Io ero via degli Bimbo, e quindi semmai sconfinavo per andare a fare piccoli tornei al Campo Coni, e non ero tra i più... fedelissimi della zona, tra Barsole e panchine di fronte al Campo Coni. Però sì, la tua base qual era, quindi? La mia base era lo spiazzale di casa mia, nel fondo, massimo mi sporgevo fino a Pino il Salumiere, dove fa la rotonda di Via degli Imbimbo, insomma, quello che era quel quartierino non male negli anni 80-90. Visto che anche Gigino è cresciuto in quella zona, io so di una carambata. Sì? Cioè, tu hai conosciuto il qui presente Luigi Salvati quando aveva solo 8-9 anni. È vero, lo ricordavo quando i pantaloni perché... non giuava, sì. Eri compagno di classe di sua sorella. Rossella, come no. Di Rossella, che salutiamo. Ma c'è una carambata. Gigino, tu c'hai un ricordo specifico. Diciamo, c'è un aneddoto simpatico, sai, alle scuole medie si organizzavano le festicciole di compleanno e è rimasta nella storia un compleanno di mia sorella. Io avevo 8-9 anni, era 12, quindi 12-13 anni. Esatto. E invitò i compagni di classe, insomma, i miei genitori si aspettavano un compleanno classico, pizzette, patatine, Coca-Cola. Non immaginavano che a un certo punto sarebbero stati cacciati tutti i grandi e tutti i piccoli, si sarebbero spente le luci e sarebbero scattati i lenti e poi tutto ciò che ne poteva conseguire. Quindi io ogni tanto venivo mandato in avanscoperta per capire, per diciamo fare la spia nei genitori. Ed è lì che, diciamo, la prima volta che mi sono imbattuto in... Ma perciò quando ti ho detto di tappare, hai fatto un po' la faccia stranita? Ma guarda, io non ricordo sinceramente, però ti posso dire che tra i protagonisti c'era Luca Chirichiello, ecco, questa è l'aneddoto. Te lo sei cantato, insomma, io non lo so. Gigi, spero di non aver turbato la tua infanzia, veramente. No. Guarda, non sei stato tu, ma è stata turbata comunque. No, però ricordo che, sai, pure elementari e medie avevo questa cassetta del Ballo delle Mele, che era un classico, e la portavo sempre con me perché c'era poi quel lento, che era il momento più aspettato, almeno a 10 anni. Sì, quindi sì, ricordo flash di quella serata, sì. Questo ricordo poco. Erano gli anni belli, gli anni dei primi baci. Magari i tuoi compagni delle scuole medie che ti staranno ascoltando, magari potranno aggiungere nei commenti qualche... Sì, possono ricordare, possono aiutarti a ricordare. Mi vorrei ritrovare tutti, vabbè, un po' tutti i compagni, però quelli delle scuole medie un po' che non li vedo. Però sì, le feste a casa Salvati uscivano bene, diciamo. Era un po' lo studio 54 di Avellino. Sì, pantaloni a zampa di elefante, zeppe, cose così. Vabbè, approfitta di questi ultimi minuti per salutare chi vuoi, vai, facciamola, chiudiamola proprio così questa chiacchierata. I saluti finali. Sarebbero tanti. Però, insomma, mi mancate un po' tutti. E un po', non so, tutta la gente a cui voglio bene e che spero di rivedere presto. Ma anche... soltanto passeggiare lì, so che vi sembra strano, non so, però ci sono scorci che mi vengono in mente di notte mentre sogno, che ovviamente sono luoghi dell'anima. Tipo Cazzo Salvati. Cazzo Salvati ritorna, è vero, non l'hai identificato bene, però sì. Quello scorcio di notte. I divanetti, sì, cose del genere. No, però mi mancate. Oh, che bello. Questo è un antistress. Anche tu, Luca. Va bene, però primavera di averci. Ci vediamo in primavera, quindi. Speriamo. Forza lupi. Grazie per la disponibilità. A voi, un bacione. Vi voglio bene. Un bacio forte. Bacio a tutti. Ciao.
È migliorata un po' la luce, sembra un po' il santo. No, aspetta, non va bene così. Oh no! Sì, ma non ti preoccupare, va bene, va bene. Ma che, non ti piglierai uno? Vuoi mi lavo grandini?